Ciao a tutti, oggi abbiamo un problema tecnico, siamo in un'auto officina, ecco qua il nostro camper, non funziona più il riscaldamento, la pompa si sarà bagnata, non so che cosa c'ha, non funziona più. E adesso siamo, per fortuna abbiamo trovato questo meccanico molto gentile che ci sta facendo un controllo al volo, vediamo di risolvere questo problema. Perché se no noi siamo al freddo diversamente. Speriamo bene. Qui c'è. Spegni! Ecco il nostro camper che sta in officina. I meccanici stanno controllando la pompa del gasolio che deve dare. Deve portare il gasolio nel riscaldamento, se no noi saremo al freddo questa notte, se speriamo che risolvano in fretta questo problema, anche perché fra mezz'ora dobbiamo essere in scuola a ritirare i bambini, insomma una giornatina tranquilla. Vabbè, comunque adesso mi sembra che ci stiano lavorando, sono del settore, hanno assolutamente in mente cosa devono fare. Quindi vediamo, speriamo bene che si risolva in fretta e che tutto vada a posto per il meglio. Vi facciamo sapere. Ecco i meccanici che stanno lavorando. Sotto il nostro camper. Speriamo non sia una cosa troppo lunga e che si risolva. Ora hanno trovato la pompa. Stanno provando a mettere quella nuova, vediamo se funziona. Ok, ciao a tutti, oggi abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con il nostro cinebasto, che è il nostro riscaldamento supplementare, e questo è montato sotto il camper. Ma è formato da una pompa che pompa il gasolio dal serbatoio fino a lui, che è una vera e propria stufetta che riscalda l'aria e ci permette di stare al caldo qua nel camper. Che cosa è successo? È successo che oggi è una giornata molto piovosa e viaggiando ho preso delle pozze d'acqua e la pompa è stata montata a mio avviso male, perché non era protetta dall'acqua, e quindi io credo che sia andata in cortocircuito. Siamo stati adesso in un'officina, hanno detto che la pompa è da cambiare e quindi torneremo oggi pomeriggio, loro si stanno procurando il pezzo mentre noi stiamo andando alla scuola a prendere i nostri bambini, perché è quasi l'una e non potevamo più attendere, tanto loro hanno bisogno di andare a recuperare il pezzo di questo pezzo che è guasto. Allora, a mio avviso tanto poteva essere fatto un lavoro diverso di protezione, perché se basta un po' d'acqua per andare in cortocircuito tutto il sistema e dover buttare via una pompa e sostituirla, è un po' a rischio questo tipo di sistema. E quindi, insomma, se vi fate installare un cinebasto, verificate che la pompa sia comunque isolata dall'acqua, che non la mandi in cortocircuito. Se basta una pozza è un problema. E c'è un'altra cosa che, col senno di poi, noi non abbiamo previsto, lungo il nostro viaggio dall'Italia all'Irlanda poteva capitarci, e non avevamo pensato di cercare delle autofficine lungo tutto il tragitto, perché se ci fosse stato questo guasto durante il tragitto o altri tipi di guasti, avere già in mente qualche riferimento dove poter andare, in Italia, piuttosto che in Francia, in Inghilterra, lungo tutto il tragitto,
sarebbe stato probabilmente sicuramente un aiuto, perché all'ultimo minuto uno poi si trova che non sa proprio dove andare a sbattere la testa, e qui abbiamo dovuto improvvisare. È stata brava Tiziana a trovare un'autofficina che ci ha cioè io sono andato a parlare, ho spiegato il problema e loro non avevano assolutamente posto perché avevano tutti i ponteggi, i ponti dove mettere le auto tutte occupate, i ponti meccanici, ma ho spiegato che noi stanotte saremmo stati al freddo senza il nostro riscaldamento. Allora cortesemente il capo officina ha telefonato a un suo amico che ha un'altra officina, sempre a Callan, e ci ha mandato là. E loro avevano la possibilità di guardare i camper e quindi in questo momento il problema è in fase di risolvimento, insomma la soluzione c'è, e arriva la pompa, la montano e noi il problema lo abbiamo risolto, anche brillantemente direi, un lavoro di squadra, perché ognuno ha fatto la sua parte, e quindi adesso insomma io credo non ci sia problema di stasera. Di nuovo il riscaldamento, cioè tenere conto degli eventuali problemi e pensare già prima dove poter andare in caso di pasti. Ecco, solo questo. Ciao a tutti, siamo a Kilkenny. La città è una città veramente bellissima. È una città medievale e ha un castello, questo è il suo castello, veramente stupenda. Noi non siamo ancora riusciti a visitarla come dovevamo, perché finora ci stiamo sistemando, cioè comunque anche usare bene le varie parti del camper, l'organizzazione della scuola, cioè tante cose ci hanno tenuto veramente impegnati, e adesso abbiamo avuto dei problemi perché, come nel video precedente, come avete visto che Claudio ha raccontato, il vasto ci ha mollato, si è rotta la pompa e abbiamo provato per sostituirla, ma non era quella giusta e l'abbiamo ordinata, arriverà martedì e oggi è giovedì. Quindi abbiamo fatto partire la stufetta, che siamo riusciti a far partire. Non sappiamo quale sia la ragione, ma non funziona benissimo e non scalda tantissimo. Abbiamo comprato una stufetta elettrica di supporto, che a noi va bene perché siamo attaccati comunque a siamo attaccati alla corrente del campeggio, per cui non c'è nessun problema. Se ci sarà la necessità, comunque domani abbiamo l'indirizzo per comprare anche una bombola supplementare di gas, eventualmente dobbiamo cambiare anche l'attacco, insomma sono piccole cose, bisogna starci dentro, a volte ti viene un pochino lo sconforto perché insomma sono un po' di cose da mettere in quadro, ecco. Grazie a Dio non è successo nulla nel viaggio, questo, e comunque Claudio è stato molto pronto ad andare meccanico, altro meccanico, la cosa delle bombole l'è stato rimbalzato, insomma avanti indietro, alla fine stiamo cercando semplicemente di mettere il camper al meglio, perché comunque sono giornate ancora molto fredde e non possiamo fare a meno del riscaldamento. Forse io e Claudio con un golf in più sotto un bel piumone ci si sta, ma i bimbi assolutamente bisogna cercare di farli tenere in una temperatura giusta, insomma non sono neanche abituati a vivere all'irlandese delle maniche corte con la neve, e insomma siamo un po' stanchi, ma torniamo a casa che siamo tranquilli perché la stufetta va e abbiamo la stufetta di supporto, e basta. Mi sembra che domani andiamo a firmare il contratto della casa nuova e da lì partono altri progetti, e ve la racconteremo in un'altra
in un altro video. E ciao a tutti, buona serata, a presto.